4 giorni, 96 ore, 70 eventi. Una programmazione che spazia dal teatro alla musica, dai dibattiti politici alle presentazioni di libri, fino allo sport e alle degustazioni enogastronomiche. Una location d'eccezione. 5 realtà organizzatrici che hanno dato vita a un festival totalmente autofinanziato. Stiamo parlando del Dinamo Fest, dal 7 al 10 luglio alla Città dell'Altra Economia, un progetto che vede insieme Action, Brancaleone, ESC, Horus e Radio Popolare Roma. Dinamo Fest è anche il festival che noi di Le Flaneur abbiamo scelto come evento del mese. Siamo qui con Stefano David del Brancaleone. Lui ha curato una parte della programmazione del Dinamo Fest. Stefano, raccontaci un po' appunto questa parte della programmazione che hai curato. Allora, diciamo, ho curato qui una situazione teatrale che è Voci nel deserto, che ormai da un paio d'anni presentiamo al Brancaleone ogni ultimo venerdì del mese e che abbiamo portato all'interno del Dinamo Festival. Voci nel deserto è un rave teatrale, ormai una compagnia di 50, che va tra 50 e 70 tra attrici e attori, che praticamente cita all'interno dello spettacolo frasi di pensatrici e pensatori del passato, da Pasolini anche a pensatori o a intellettuali, da Rousseau, insomma, e vengono questi intermezzati da un VJ, da un DJ, con frasi della politica contemporanea. Il concept praticamente dello spettacolo è quello di dimostrare come dichiarazioni, idee, frasi, scritti che hanno ormai 30, 40, un secolo di vita siano attualissimo. Uno spettacolo teatrale curato, cioè che viene fuori da un'idea di Marco Melloni, a 2 anni di vita, insomma, diciamo, è una forma di teatro, un po' di ricerca, di sperimentazione. Infatti ricordiamo Voci nel deserto, il rave teatrale, venerdì 8 luglio alle 22.30 nella programmazione del Dinamo Fest. Invece mi dicevi prima che hai curato anche la parte delle arti visive, quindi 2 mostre all'interno del festival. Ce ne saranno diverse, diciamo quelle di cui mi sono occupato più in maniera più approfondita sono una collettiva soprattutto dedicata alla pittura che si chiama Urban Tank, che vede coinvolti 4 artisti. Sabrina Ortolani, Flavia Doti, Valerio Giacone e Andrea Marcoccia, dedicata al paesaggio urbano. Questi artisti hanno fatto una ricerca con la loro pittura sugli spazi romani e non solo, comunque sugli spazi urbani italiani che non sono utilizzati. Si potrebbe dire una programmazione sia per Voci nel deserto sia per queste 2 mostre che unisce sì la cultura ma comunque anche un aspetto politico, del vivere politico della città. Sicuramente, sicuramente, poi con Voci nel deserto è uno spettacolo teatrale, quindi uno spettacolo, quindi un fenomeno culturale ma che nasce anche da un'esigenza politica. Veramente, diciamo, potremmo chiamare teatro sociale. Allora, grazie Stefano e in bocca al lupo per il festival. Siamo con Riccardo Troisi della Città dell'Altra Economia, Città dell'Altra Economia che è la location del Dinamo Fest ma anche protagonista in qualche modo del festival. Dicevi prima la difesa della Città dell'Altra Economia e la difesa dei luoghi di aggregazione. Sì, secondo noi la Città dell'Altra Economia, come altri spazi in questa città, oggi sono sotto assedio di un'amministrazione che non è interessata, è evidente, a dare a questi luoghi il suo, diciamo, giusto riconoscimento. Anzi, l'amministrazione di Roma sta cercando, attraverso diverse azioni, di interrompere, di fermare il progetto della Città dell'Altra Economia, che ricordo è un progetto che coinvolge più di 30 organizzazioni che lavorano sui temi dell'altra economia e che per la prima volta gestiscono uno spazio pubblico. Noi abbiamo iniziato una campagna fortissima a difesa di questo luogo che ha chiamato a raccolta altre organizzazioni formando un tavolo che oggi è il tavolo a difesa della Città dell'Altra Economia, che ha proprio questo obiettivo di rilanciare questo progetto e nello stesso tempo di difenderlo dalle aggressioni, tra virgolette, che poi sono essenzialmente
un bando che vorrebbe spacchettare questo luogo e dividerlo, diciamo, in un'area di incubatore di impresa ed un'area, diciamo, di tradizionale ristorazione e così via. Noi siamo contrari a questo progetto o falso progetto del comune, perché abbiamo costruito negli anni un altro progetto di questo luogo e crediamo che, e faremo di tutto perché questo continui. Parlavo dei luoghi di aggregazione perché in questa città, secondo noi è fondamentale ricostruire nei territori luoghi di aggregazione. E il luogo di aggregazione permette di esprimere culture diverse, esperienze economiche alternative e dunque la scintilla e la dinamo di nuove creatività e nuove azioni politiche sul territorio. Nuova democrazia, ne abbiamo fortemente bisogno. Dinamo Fest che si apre proprio con un'assemblea dedicata alla città dell'Alta Economia, in cui speriamo che si riesca ad arrivare, appunto, anche con un confronto con le parti politiche, a una soluzione. Sì, noi abbiamo invitato tantissime organizzazioni, non solo dell'Alta Economia, ma anche altre realtà che stanno facendo battaglie simili alla nostra, Teatro Valle, Cinema Palazzo, ma tante altre che oggi su questo territorio stanno provando a dire che è possibile, diciamo, un'altra città, un'altra cultura, un altro modo proprio di rappresentare in questa città lo spazio pubblico. E assieme a queste realtà abbiamo invitato chiaramente le forze dell'Alta Economia, che sono un movimento, insomma, forte a Roma o comunque, insomma, diffuso, e la politica, le istituzioni politiche, perché anche a queste chiediamo di capire che progetto hanno in questa città, sia come forze, diciamo, al governo che forze di opposizione. Non credo che l'amministrazione risponderà a questa chiamata, però noi abbiamo comunque anche un dibattito aperto con la sinistra per capire quali sono realmente i progetti futuri in questa città. E poi soprattutto, e non solo con le forze politiche, ma veramente con le forze sociali, nel senso che abbiamo invitato i sindacati, il mondo delle cooperative, il mondo dell'associazionismo ambientale e così via, cioè forze sociali che in questo territorio oggi devono costruire una nuova soggettività politica. Crediamo che il dibattito sarà costruttivo. Allora, in bocca al lupo alla città dell'economia e buon festival, grazie.